a tutti e come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic dove tutto quanto è Lenormand e oggi è arrivato il momento di vedere con il gran tableau Lenormand come sarà il nostro mese di novembre. Come sapete qui faremo un'introduzione con gli altri strumenti a disposizione per vedere un po' anche cosa ci portiamo da ottobre, quindi quali sono ancora magari i problemi da risolvere o le belle notizie che stiamo aspettando, poi faremo il gran tableau per andare a chiarire eventualmente qualche zona rimasta un po' in ombra. Useremo il petit jeu Lenormand, che è questo, che non è il petit Lenormand, che è questo, ok? Questo giusto se magari siete nuovi sul canale o se anche se non siete nuovi non sapete la differenza. Questa è. Come sempre, io vi dico, queste sono stese rivolte a tutti, senza distinzione di genere o di orientamento. Ovviamente bisogna prendere un punto di riferimento e nel gran tableau sarà la carta della Dama, la carta 29, che ci rappresenta tutti, quindi non per una scelta particolare, semplicemente sono io a stenderlo. E quindi prendiamo lei, no? Vi ricordo anche che poi comunque, anche se non è un interattivo perché non ci sono varianti, è una lettura unica, potete spostarvi tra le varie parti, insomma magari quella iniziale dell'energia, il gran tableau e le precisazioni che faremo alla fine, utilizzando i link che ci sono nella descrizione del video. Per i corsi, il prossimo, perché l'ultimo l'abbiamo tenuto ieri, il prossimo calendario è il laboratorio sugli abbinamenti, che per me è uno dei pezzi fondamentali per leggere qualunque tipo di stesa Lenormand, che è il 30, e poi se riesco dovrebbe arrivarne uno il 3, un altro genere, insomma, e poi ricominciamo con la settimana dall'8 di novembre. Bene, ci sarà anche una diretta domani sera su Hipsy, sapete che ci sono poi tutti i dettagli, c'è anche un video sul sito che spiega come fare, quindi insomma ci saranno altre comunicazioni. Se volete, una diretta sarà dalle 8 su YouTube e durerà fino all'esaurimento mio, penso, perché no, insomma una direttina giusto perché l'avevo promessa e a me piace sempre farla, solo che bisogna sempre trovare il momento giusto, purtroppo per me non sempre è facile. Spero che vi faccia piacere e per chi vorrà venire sono lì. Bene, allora è il momento di iniziare perché altrimenti, come sempre, dico poi ci passa il tempo, dobbiamo fare novembre e ancora un po' che parla Natale, quindi questa la mettiamo da parte per dopo, era giusto per introdurre il mazzo. Sapete che la cosa che mi piace fare sempre è vedere dove ci troviamo, quindi giusto per capire dove siamo, poi con il gran tableau vedremo dove andiamo, vediamo se è rimasto qualcosa su cui dobbiamo lavorare a partire da ottobre che sta terminando. Beh, insomma, questa carta benedetti, nel senso che abbiamo qualcosa per cui sentirci comunque felici, magari non è tutto completato quello che vogliamo, però è un buon momento. Qui stiamo parlando di energia, quindi è ovvio che se c'è ancora qualcosa che non va, insomma, come a tutti, no? Non va sempre tutto bene. Però questa è un'energia di protezione, come per dire che le cose per come sono fatte possono continuare così e ad andare bene, no? Quindi anche situazioni un po' traballanti sono protette. Allora vediamo un po' che cosa ci dice il nostro Shōzen. Lasciare andare e la guarigione. Lasciare andare qui è proprio lasciare andare, ma in serenità, diciamo, come scelta, non il dover lasciare andare perché ci strappano via le cose. Questo è un 8 di coppe, quindi per quanto si chiamino Shōzen, fanno sempre comunque riferimento al discorso tarocchi, no? Soprattutto ai rider, quindi questo è un allontanarsi per guarigione. Quindi molte cose, se non se ne vanno, se non si risolvono da sole, ci daranno l'opportunità di allontanarcene senza sofferenza, insomma, con una scelta che ci porta verso la guarigione. Questa è la vera benedizione, sapersi allontanare da ciò che non è per noi, che non è facile perché di solito noi passiamo il tempo, parlo almeno per me, a incaponirci su quello che non arriva invece di vedere quello che è arrivato. Allora,
c'è un'energia centrale di stanchezza, di sfinimento, no? Però abbiamo anche in uscita la forza, quindi questa irruzione di una nuova energia. Quindi magari anche situazioni che stiamo aspettando per festeggiare, comunque notizie che non arrivano, notizie che si fanno attendere o situazioni la cui risoluzione sembra lontana anni luce e ci tengono in questa energia, potrebbero di colpo prendere una buona piega, no? Quindi a questo punto risolvere l'attesa. Se guardiamo quel taglio, guardiamo questa triade, sembra proprio un riassunto dei dettami della legge d'attrazione, no? Mettiamo il nostro desiderio e poi lasciamo andare, nel senso che pensiamo ad altro, e tutta questa stanchezza per l'attesa, in un momento in cui noi lasciamo andare, svanisce perché succede qualcosa e difatti abbiamo la guarigione, no? Quindi sembra proprio questo, e questa carta di Benedetti è proprio un incoraggiamento. Stiamo tranquilli che le cose stanno andando bene, l'importante è non focalizzarsi magari troppo sull'attesa, perché poi alla fine quando noi ci focalizziamo sull'attesa di qualcosa che non viene, ci concentriamo sul fatto che questa cosa non arriva. Questo è un po' quando la legge dell'attrazione è interpretata con moderazione, diverso è dire non succede perché è colpa tua, perché emetti energie negative, è un po' diverso. A noi il compito di emetterne di positive, ecco, concentriamoci sul fatto che possiamo stare tranquilli, quella cosa arriverà, così ci concentriamo su quello e vibriamo in modo positivo. Vediamo cosa ci dice il simbolo. Qui abbiamo l'offerta, l'abbondanza e qui quella che io chiamo Biancaneve, che poi in realtà è la bella addormentata, ma io non vedo una grande differenza perché comunque è una che aspetta che qualcuno la vada a svegliare. Qui è come dire che ciò che deve arrivare per ora è lì, solo che è fermo, questo di te lo sapevamo già, però anche questo, come vedete, è coerente con l'energia che stiamo leggendo, no? Le cose si muovono, l'abbondanza c'è. Semplicemente al momento noi non vediamo i risultati, siamo stanchi, non ci crediamo magari più, invece no, chi la dura la vince. Oh, infatti, il benedetto Graal. Allora, qui ci siamo, nel senso che le cose sono ormai allineate per accadere, per manifestarsi. Questa è proprio la ricerca del Sacro Graal, quindi anche le cose che noi attendiamo con il massimo dell'impazienza, ma anche della volontà. C'è, da dove noi siamo stanchi, abbiamo questo Graal. Qui questa carta è quella dell'addio, l'addio senza eccessi, no? Vedete, è un po' il lasciare andare. Sembra un po' questa stesa inverte un po' i termini, ma poi il succo non cambia. Lasciamo andare, e su questo lasciare andare c'è proprio invece la manifestazione. Non vale dire lascio andare così si manifesta, no, perché così vi concentrate ancora sul fatto che non c'è. Si lascia andare ed è la cosa più difficile di tutte, vi posso assicurare, anzi lo saprete già. Vediamo qual è il nostro arcano maggiore. La forza che è anche forza morale, sapete che qui è proprio questa forza, questa tenacia che aiuta a aprire anche le fauci di questo leone, che peraltro, come vedete, è lì tranquillo che se le fa aprire queste fauci, quindi è proprio la calma, la virtù dei forti, è un po' questo, no? Quindi basta avere un po' di fiducia in questa benedizione, in questo stato comunque di grazia di quello che noi desideriamo che si manifesti, e le cose starebbero, sembra, adesso no, le energie per questo novembre in entrata sembrano molto favorevoli. Adesso chiaramente questo è quello che abbiamo visto con le energie, andiamo a farci il nostro gran tableau, perché poi alla fine i riscontri o comunque anche i suggerimenti è qui che li troviamo. Quindi prendiamo il nostro mazzo
Vedete che qui c'è proprio un senso di ripetuta mancanza, qua abbiamo proprio, qui c'è la sfiducia in questo caso, no? Perché? Perché questa frusta, questo su e giù, su e giù, su e giù, alla fine ci tiene proprio come questa carta dell'épuisement che avevamo visto nello Sho Zen, che insomma la sfiducia ogni tanto che ci prende, che ci dice ma non arriva più questa cosa, ma non si risolve più questa situazione. Diciamo che come taglio, insomma, non è proprio quello che ci trova nella migliore forma. Andiamo a vedere che cosa ci dice la stesa, magari mettendole dritte. Voi sapete che la prima riga per me è quella più complicata, proprio perché devo fare in modo anche che ci stia. E chi sei? 3, vediamo subito se ci sta. Ci sta, tiriamo un po' giù qui, che se no vedete soltanto le luci, le mille luci di New York. Ecco qua, io direi che possiamo essere soddisfatti. Ok, allora andiamo di secondo round. Qui abbiamo proprio una situazione di insoddisfazione. Ah, hai capito? Io mi riprometto sempre di stare zitta quando le metto giù e difatti finché non sono giù tutte e non possiamo vedere i collegamenti è molto difficile avere un parere, però alcune cose anche perché bisogna vedere i collegamenti. Ragazzi, questo mese meglio comportarsi bene con voi, eh? Molto meglio comportarsi bene. Io qua quello che vedo è un bel movimento, diciamolo così, un movimento importante soprattutto a livello di sentimenti e di situazioni che stanno un po' dandovi qualche problema. Qui è un mese di, diciamo, di crescita ufficiale, ma anche di finanze consolidate, quindi già in questo modo possiamo essere tranquilli. Una crescita personale nostra che si, anche questa si consolida. E abbiamo però anche in questo momento sentore di chiusure e di perdite, no? Quindi è un momento in cui forse, ovviamente non per tutti, ci sarà, spero, anzi ci saranno tantissimi tra voi che sentimentalmente sono al massimo della vita, però diciamo che qui questo è un mese in cui per chi, coloro che invece non si sentono in questa condizione ci sono molti cambi, almeno dal punto di vista, diciamo, sentimentale. Qua è proprio un mese in cui prendere decisioni, sicuramente. Vediamo che la posizione della dama, quindi del consultante, quindi di tutti noi, è qui, quindi perfettamente al centro, con quindi però solo carte sopra. Qui abbiamo dei dubbi o dell'instabilità da parte di chi c'è accanto o di chi vorremmo avere accanto, stiamo proprio riflettendo su quasi sarebbe l'inaffidabilità di questa persona in blocco o anche sul perché non avanza questa persona nei nostri confronti. Quello che noi attendiamo dall'altro in questo momento occupa la nostra mente perché non c'è, non arriva. Percepiamo questo blocco e devo dire che questa montagna non parla soltanto del blocco di questa persona, ma ce l'abbiamo proprio noi sulla testa. Quindi non sappiamo bene cosa pensare, come se fossimo andati un po' in cortocircuito. Ovviamente adesso poi andremo a guardare, a controllare tutto, però sono magari situazioni anche che durano da un po', questa a cui fa riferimento nello specifico questo gran tableau, quindi situazioni che sono instabili o insoddisfacenti da un po' di tempo, situazioni che non partono e sono lì pronte a partire da tanto tempo, ma
qui si tergiversa, o anche situazioni che non riescono a risolversi da tanto tempo. Quindi comunque è rimasto del sentimento, è rimasta, speriamo di no, magari anche l'abitudine, però manca sempre quel tanto così per dire ok, il peggio è passato, no? Quindi non è che per forza tutti siano in questa condizione, diciamo che ci sono sicuramente coloro che sono belli che tranquilli. Ecco, allora vi dico subito questo mese di novembre per chi ha delle situazioni al 100%, adesso 100%, magari no, anche il 90% soddisfacenti, qui andiamo subito a vedere che probabilmente quel 10% tarderà ad arrivare, ma non sconquassa la coppia, no? Mentre per tutti coloro che invece sono particolarmente attenti, come abbiamo visto, le energie a quella parte mancante, questa mancanza questo mese potrebbe veramente essere l'ago della bilancia, quindi portare anche a delle chiusure, però andiamo per gradi, no? Qui difatti abbiamo anche, come vedete, delle nuove frequentazioni anche a seguito di una chiusura, quindi potrebbe essere addirittura che abbiamo chiuso, questa persona magari o si è rifatta viva ed è volpe e quindi non riusciamo a capire, oppure è entrata nella nostra vita un'altra persona che stiamo cercando di collocare. Evidentemente giardino, volpe, se parliamo di relazioni, non è una carta molto così incoraggiante riguardo alla affidabilità di qualcuno, però è ancora in fase di valutazione, quindi nuove frequentazioni, nuove persone sulle quali magari stiamo cercando di capire se è bene investire. E qui abbiamo davanti un'offerta di stabilità, una proposta di stabilità da parte di persone di cui ancora dobbiamo accertare l'attendibilità con questi topi. Questa è la paura, in questo caso, quindi non vuol dire no. Lasciamo perdere tutto, anche perché siamo ancora molto indietro nella lettura, ci mancherebbe altro. Però è la paura, difatti, se andiamo a vedere le nostre prime quattro carte, qui abbiamo proprio delle nebbie e dei pesi che ci trattengono dall'andare direttamente sulla carta del cuore, quindi soprattutto paure, timori di sbagliare, insomma, no? Per quanto riguarda le relazioni, ma anche paure proprio a credere in qualcos'altro. Non esiste solo questo, non esiste solo l'amore, esistono anche tante altre cose e adesso ce le andiamo a vedere. Sta di fatto che vedete come è bravo a compensare il Grand Tableau. Ci sono solo carte che ci parlano di ciò che abbiamo, che ci occupa la mente, ma la nostra figurina occupa la casa della luna. Quindi la luna è proprio la nostra, sono le nostre emozioni, i nostri sogni, ma anche il nostro sesto senso, la nostra parte lunare, no? Proprio la nostra parte anche di percezione, l'energia yin, quindi comunque è come se ci dicesse hai tanti pensieri, soprattutto chi ha delle valutazioni da fare sulla propria vita e su un'altra persona, sull'altra persona, e non sa bene come uscirne, come se si fosse trovato davanti a una montagna, ma non hai perso il contatto con te stesso perché siamo in casa della luna. Questa luna che è proprio qui, no? Quindi casa del cane. Siamo in armonia con noi stessi e vi devo dire che siamo in armonia anche con gli altri, con compagni, amici, magari anche colleghi, conoscenti, con noi stessi, cioè siamo fedeli a noi stessi. Regna un po' di confusione, regna un po' di confusione su quello che dobbiamo fare per andare avanti, sulla nostra evoluzione, potrebbe essere anche sul ritorno di qualcuno. Se l'evoluzione comporta il ritorno di qualcuno, sì, ma questa nave qui non vuol dire solo questo. A mio parere, più che altro si riferisce all'evoluzione di una frequentazione, o dei rapporti con qualcuno, ciò che abbiamo detto fino adesso, insomma, senza andare troppo lontano. E difatti qui vogliamo chiarire, abbiamo i gigli. Ciò che ancora ci risulta magari nascosto proprio su
la possibilità, come dire, di quagliare, la possibilità di andare avanti. Vogliamo proprio risolvere, no? Cercare di capire che messaggio ci manda questa persona e anche capire come interagire con questa persona. Perché? Perché percepiamo qualcosa che non va, non siamo molto attenti, siamo anche mentali noi, in questo senso, però percepiamo che non è proprio tutto oro quello che luccica. D'altra parte abbiamo qui anche questa volpe che dopo vorrà parlarci anche del lavoro, ma per adesso ci sta dicendo che stiamo valutando dei comportamenti che ci sembrano un po' ambigui, no? È in arrivo una bella spinta comunque di crescita personale, ma è anche in arrivo qualcosa a cui noi pensiamo di dare un taglio, cioè i soliti atteggiamenti che magari fino a un po' di tempo fa ci avevano, come dire, un po' abbindolato, diciamoci la verità, magari ci avevano anche un po' illuso da parte di una persona o comunque in generale da parte di tutte le altre persone. In questo momento è come se noi dicessimo basta, adesso badiamo solo al sodo, no? Quindi arriva un momento in questo mese in cui prima facciamo le valutazioni, magari ce le teniamo per noi, magari cerchiamo di scavare, di capire, di vedere dove dobbiamo andare. Alla fine diciamo è inutile girarci troppo attorno, le cose devono essere come dico io. E difatti, grazie anche un po' a questa che viene vista in un certo senso come una chiusura, perché va bene aprirsi, però dopo un po' diciamo ok, io a Ung, no? Quello che devo dire l'ho detto, adesso sto un po' a vedere come vanno le cose, e difatti veniamo ricompensati da un bouquet, che non è poco, un bouquet, quindi arrivano, incominciano ad arrivare i risultati dei nostri sforzi. Questo può essere anche il basta, quello che volevo l'ho detto, ora lascio andare. È un lasciare andare un po' rigidino, perché lasciamo andare con l'energia torre, ma quindi c'è un po' una componente di osservazione per l'attesa, però sempre meglio che niente. E qui arrivano difatti delle ricompense, quindi i nostri sforzi iniziano a essere premiati, c'è una bella esplosione di energie. Attenzione, perché in queste energie c'è tanta paura di perdere. E questa paura di perdere potrebbe un po', diciamo, coprire, rabbuiare tutte le belle opportunità che abbiamo davanti. Quindi, prima ci facciamo i nostri conti, poi valutiamo, siamo giudici molto severi anche con noi stessi questo mese, consideriamo ciò che abbiamo sul piatto, alla fine diciamo, ok, io voglio questo. Chi la capisce bene, chi non la capisce, pazienza. Faccio altro, vediamo se arriva. E iniziano ad arrivare effettivamente cose positive, bisogna solo liberarsi dalla pazienza, dal peso di un'esperienza passata che potrebbe non essere certo la migliore delle influenze. In questo senso ci dicono attenzione, non avere troppa paura, perché comunque sei in una fase, infatti c'era blessed come prima energia, in una fase in cui sei baciato dalla fortuna, quindi le cose arrivano. Questo è un po' il, diciamo, lo slogan, no, di questo mese. Fai chiarezza, decidi cosa vuoi, lascia andare, le cose arrivano, non avere paura, quindi non sabotarti, perché comunque qualunque decisione tu prenda è un mese fortunato, nel senso che ciò che costruirai avrà un seguito, ciò che stai aspettando arriva. Sappilo cogliere, questo è un po' il messaggio generale, che direi che non è proprio malvagissimo. Certo, abbiamo delle cose, è un po' come se si facesse fatica a ritrovare noi stessi, qua. C'è proprio questa carta che rompe le scatole, che blocca un po' i nostri sogni, le nostre speranze, anche lavorative. Guardate che comunque poi il lavoro, diciamolo subito, diciamolo subito. Qui finalmente c'è, dopo tanto aspettare, c'è un qualcosa che si concretizza. Bisogna solo aspettare fino alla fine del mese, perché qui le cose arrivano, ed è anche un lavoro che porta, un miglioramento sul lavoro che porta a più soldi, o
o comunque anche una migliore pianificazione dei nostri soldi. Tant'è vero che se andiamo a vedere, andiamoci subito, così poi il discorsetto sull'amore è lungo, se andiamo a vedere poi qual è il collegamento con le finanze, è lo stesso che abbiamo col lavoro. Le finanze finalmente da un momento un po', diciamo, di risparmio, di attenzione, no? Va finalmente verso il nostro albero, quindi va in equilibrio. Il lavoro, ve lo dico, questo si sistema verso la fine del mese se avete dei problemi. Ricordate comunque che qui ci sono le vostre belle speranze, oltre ai soldi, a spingere. Quindi qui più che mai abbiate il coraggio durante la prima parte del mese o di proseguire ciò che avete già fatto in ottobre, quindi chiarire quello che volete, non solo con gli altri, con voi stessi, perché potrebbero esserci situazioni tra le quali scegliere, ma che sono bloccate perché siete in realtà voi che non sapete che cosa volete. In realtà possono esserci due posizioni altrettanto allettanti o purtroppo due situazioni che si equivalgono e quindi dovete, magari non tanto allettanti, ma dovete scegliere che cosa vi fa più comodo, magari dove c'è più possibilità di crescere in futuro. Comunque, se vedete, le energie proprio del lavoro sono lì, pronte a esplodere. Bisogna aspettare, io direi, l'ultima decade di novembre e poi questa è proprio una realizzazione alla grande. Alti e bassi, ma poi la situazione si sblocca, quindi io direi che sono partita da qui, anche perché la stessa situazione è quella che troviamo per quanto riguarda le finanze, quindi ci arriviamo nello stesso modo e sono direttamente comunque in linea. Sono partita da qui perché primo, lo so che per lo più interessa l'amore, però è un argomento, a mio parere, molto importante, penso che siamo tutti d'accordo, quello del lavoro. E poi perché comunque, visto che qui l'abbiamo questa volpe in fase di doppia faccia, quindi qui potrebbe essere proprio una frequentazione ambigua, insomma, una frequentazione in cui vogliamo vederci chiaro, ma è anche la carta del lavoro, mi ha incuriosito, quindi sappiate, ecco, anche qui vedete che dicevo, non perdere le speranze che le cose vanno bene, perché qui fino alla fine del mese, fino agli ultimi 10 giorni, è tutto pronto, partiamo, partiamo, ma non si parte mai qua. E voi siete un po', qui si rivolge a chi da un po' viaggia in alto mare, un giorno sembra sì, un giorno sembra no. Un giorno mi confermano, l'altro giorno non mi confermano, un giorno sembra che ci sia una promozione, l'altro giorno no. Siccome è importante anche a livello economico, e guardate che qui c'è proprio un collegamento diretto anche con l'argomento soldi, quindi la remunerazione, il denaro contante, che ancora, vedete che anche qua per andare in equilibrio ancora deve avere un po' di alti e bassi, però questa cosa arriva proprio insieme al lavoro e abbiamo delle buone prospettive, però vedete che dice ancora siamo all'inizio un po' traballanti, sono tutte cose collegate, tutte cose collegate. Poi finalmente si manifesta il cambio nel lavoro, eccolo qui. Quindi se state anche aspettando degli arretrati, un giorno sembra che ve li diano, un altro giorno no, degli straordinari o il famoso aumento, no? Che ancora non c'è, qui si parla proprio lavoro soldi o anche un'assunzione con delle condizioni come vi erano state promesse, quindi magari o una proposta di lavoro in cui vi avevano detto ti paghiamo tot, ma non si è o più fatto vivo nessuno, si sono fatti vivi per dire che si sarebbero rifatti vivi e non c'è niente, a voi questi soldi fanno comodo come fanno comodo a tutti, quindi lo so che vi piace l'argomento sentimenti, però qui è importante, qui c'è proprio un tener duro, aver fiducia, che è la cosa più difficile soprattutto perché con i soldi non ci giochiamo a briscola, ma ci servono per arrivare a fine mese, ma questa è proprio come sono tra loro anche concatenati gli argomenti, sappiate che qui fine novembre si sblocca tutto, lavoro, promozioni, spostamenti, aumenti, assunzioni, soldi, soldi che vanno a riequilibrare le finanze. Mi raccomando,
non siate, ce l'ha detto, no? La stesa principale, casa per casa, non abbiate troppa paura perché qui le cose sono messe bene. Potreste perdervi anche qualcosa in più rispetto a quello che vi aspettate. Quindi so che è difficile, ma siate ottimisti perché ne vale la pena. Bene, adesso è il momento che chi ha dormito fino adesso o ha tirato avanti perché non gliene fregava niente, finalmente sente parlare di sentimenti. Ho solo una cosa da dire: è in arrivo il benessere, e questi possono anche essere soldi restituiti a rate. Quindi potrebbe essere che qualcuno mi dica te li restituisco, te ne do un po' adesso, un po' dopo, occhio ai furbi comunque, però insomma se non può fare che così va bene che faccia così, adesso non siamo troppo malpensanti, prima lo dico e poi lo confermo. Ok, allora andiamo a vedere il magico mondo dei sentimenti dove vediamo che insomma qui abbiamo un po' troppo movimento, no, c'è fermento comunque, c'è anche però sospetto e gelosia, quindi non per tutti, lo dico sempre, chi ha una situazione felice non si faccia influenzare da cose che non sta vivendo sulla propria pelle, perché non è così che funziona. Qui diciamo che l'argomento sentimenti che sembrava finalmente uscito un po' dalla tormenta, sta attraversando un periodo difficile per tutti coloro che sono alle prese con un partner o con un interlocutore che sembrava uscito dalla nebbia, ma adesso ha una posizione ancora poco definibile, no? Difatti qui passiamo da una situazione che sembrava chiara a essere tornati un'altra volta in ballo con dubbi e problemi. D'altra parte, qui voi avete già, si vede, sviluppato una certa insofferenza verso le cose, tutte in apparenza bellissime ma poco afferrabili, quindi a un certo punto sembra tutto perfetto, dopo 5 minuti siete ancora lì a chiedervi che cosa sta succedendo e voi avete comunque dei sospetti o sospettate un tradimento segreto o temete che ci sia, vedete che proprio vi collega anche questa carta, quindi avete una gran voglia di starvene finalmente in pace. Dite, io qua potrei, ne ho passate tante, sembrava la volta buona, adesso io ho voglia di starmene bene, di ricominciare a stare bene. Quindi che cosa succede? Che in questo caso la carta del cuore ci dice che la situazione sembrerebbe restare così, ancora un po' precaria per tutto il mese, se non fosse che io penso proprio che qui chi vuole tagliare taglia, un po' perché qua c'è un'offerta di stabilità, no? Ma avete molta paura, quindi se la paura se ne va, qua riuscite comunque a chiarire i dubbi, anche se la persona con la quale voi vorreste costruire qualche cosa, secondo me, è ancora un po' troppo poco chiara. Ci vogliono 70.000 passaggi per arrivarci, quindi state dando le vostre energie a qualcuno che ancora non è né fedele, né chiaro, né sincero. Guardate qua. Certo che, cioè, la persona che avete accanto, quella a cui state dando adesso i vostri sentimenti, sempre che si stiano verificando situazioni problematiche, perché se no, no, qui ci stanno dicendo che questa persona in un certo modo è fedele a se stessa, che non cambia, vi ama a modo suo, però tende comunque un po' alla manipolazione, un po' alla distrazione, quindi ti amo a modo mio. Qui, ecco, è a modo mio che vi sta un po' seccando, quindi qui vi arriva sì una proposta di stabilità da parte di questa persona. Io ho i miei dubbi che voi decidiate di dare questa possibilità, o almeno che siate sereni all'idea di dare questa possibilità. Ho i miei dubbi, tant'è vero che secondo me
cui potreste anche decidere o di lasciare la cosa in stand-by o proprio di chiudere se sta, cioè dipende dal livello del vostro malessere, no? Qui c'è la paura di perdere la cosa, però c'è anche troppo inconsistenza in alcuni casi, quindi potrebbe anche darsi che chi è stanco di sentirsi così alla fine decida di darci un taglio per sentirsi bene. Qui c'è una gran voglia di ricominciare a star bene, possibilmente con la stessa persona. Nel qual caso sappiate che questa persona, cioè non è una minaccia, però sappiate, lo saprete già, se decidete di riprovarci o di dare un'altra possibilità, qui ci sarà da lavorarci molto, perché vedete che questa persona, la cui ambiguità vi preoccupa e vi blocca, effettivamente è reale. Tant'è vero che voi alla carta tematica dell'amore ci arrivate così. Vorreste dare nuova benzina, però insomma sapete che la cosa è difficile. Dipende, se prevale ciò che temete, secondo me qui si chiude. Se invece prevale questo desiderio di riprovarci e ricominciare a tirare una riga da zero, potreste anche decidere di dare una nuova possibilità. Sappiate comunque che tutte le vostre, i vostri timori, tutte le vostre paure, le vostre, diciamo, perplessità, sono reali, quindi ovviamente, ma non c'è bisogno che ve lo dica io, sarà molto opportuno, molto opportuno, tenere d'occhio questa persona. Ecco, anche questo fatto di tenere d'occhio, visto che voi a un certo punto direte basta, le cose stanno così, mo fai un po' quello che vuoi, lo vedo un po' discordante, no? Con questa prima lettura, non vi ci vedo voi in questo mese a dire va bene, torniamo insieme, però ti tengo d'occhio. Qui l'energia è completamente diversa, qui è sai come devono andare le cose, se vuoi proviamo, se va bene, non va, ciao, perché è troppo forte il desiderio di star bene. Certo, ci dicono anche le paure possono andare un po' a rovinare le belle opportunità, ma chi lo dice che la bella opportunità è per forza la persona che vi sta dando tanti problemi? Attenzione, qui la ricevete questa offerta di stabilità, ma ci sono anche tante nuove conoscenze, tante. Questo è un mese dove le conoscenze sono tantissime, il vostro orizzonte si espande. Certo, dovete proprio stare attenti, cioè dovete stare attenti, non è che incontrate Belzebù, probabilmente vi portate, vedete anche qualcosa da situazioni passate, quindi vorrete vederci chiaro anche per le nuove conoscenze. Potrebbe anche ricordarvi qualcuno del passato, una nuova conoscenza che vi interessa. Sta di fatto che certo un po' di sospetto l'avete, però anche limite, io tanto so cosa voglio, se si verifica come voglio io, bene. Non si verifica come voglio io, l'importante è che io stia bene. Ecco, in questo caso siete falce, torre e falce. Io ho decretato. Ora, avanti, vediamo questo sì, questo no, questo sì, questo no. In che, in nome di cosa? Del mio benessere. Quindi, potreste scaricare, per tirare le fila, una persona che comunque avete amato, per la quale sentite ancora qualcosa, ma per cui vi rendete conto che è impossibile fare un discorso di continuità, anche se ve lo propone, per dare possibilità a nuove conoscenze o per dare la possibilità all'apertura verso nuove conoscenze, soprattutto per dare la possibilità a voi di stare bene e di liberarvi di tutti i dubbi e sospetti. Non avete nessuno accanto che vi fa diventare matta come questa personcina qui. Bene, ripeto, è un mese di grandi espansioni, no? Di conoscenze, quindi amici di amici di amici,
parenti di parenti di parenti, social a manetta, opportunità, vi invitano da qualche parte dove mai pensavate che vi avrebbero invitato, cose che non c'entrano niente col vostro tran tram, con il vostro giro di amicizia, con le vostre abitudini, i vostri interessi. Questo è un mese, anche se è novembre, non è che dobbiamo chiuderci in un tombino, questo è un mese dove la mondanità, chiamiamola così, anche un po' meno, insomma, la frequentazione, le nuove conoscenze, sono proprio tante. E quindi anche lì non è detto che dovete per forza conoscere qualcuno per scaricare qualcun altro, però insomma il paragone sarà stridente. Avrete sempre un pochino così questo lanternino per vedere se magari non incontrate troppe volpi, quindi troppi furbacchioni o furbacchione. Questo anche se non avete una situazione al momento che vi dà problemi, però qui è l'ombra del passato. No, potreste essere un po' condizionati. Ecco, laddove ci sono motivi di guardia alzata, non posso dire niente. Se il motivo è ma chissà, però concretamente non c'è nulla, io vi consiglio di seguire proprio queste indicazioni. Occhio che la paura non vi porti via delle buone opportunità. Quindi anche single o coloro che vogliono ampliare il giro di conoscenze, nonostante tutto questo mappazzone che avevamo all'inizio su eventuali partner un po' così che lasciano un po' a desiderare, questo mese per tutto il resto forte espansione. Dirvi che in questo mese si concretizzano delle relazioni sulla base di queste nuove conoscenze. Secondo me è più un mese di esplorazione, anche se volete di divertimento, però il resto, secondo me, va un po' lento, no? Quindi non vedo che una persona conosciuta durante novembre, entro la fine del mese, siate già a dire siamo una coppia, ecco no. Però che le cose procedano, questo sì. È più un mese, come vi dicevo, da una parte di archiviazione per andare a star bene e di ampliamento degli orizzonti, proprio perché lo stesso motivo volete andare a stare bene, ok? Quindi è tutt'altro che un mese statico che un mese noioso. È un mese dove vi mettete certamente al centro. Beh, sarebbe anche caso, no? Quindi non cerchiamo di ricordarci, non esageriamo con le paure, però come si fa? Vedete che qui, se andiamo a vedere proprio attorno alle relazioni, qui il desiderio è proprio di chiarezza, perché siete proprio stanchi di dover fare congetture ed è questo che fino adesso vi ha bloccato, la mancanza di chiarezza. Nel momento in cui ricominciate a star bene, qui sono in serbo, quelle che dicevamo all'inizio, con la torre e la falce, sono in serbo tante gratifiche, tanto divertimento, anche tanta leggerezza. Questo vale per tutti. È novembre, ma ci si diverte, non è un mese triste solo perché è buio magari o perché, che ne so, per altri motivi. Insomma, comunque è un mese che non è proprio famoso per l'allegria. Invece questo è un mese dove ci saranno molti momenti di leggerezza e di allegria, e questo mi fa estremamente piacere. Abbiamo la possibilità anche, guardate, questo è bello, dopo tante tribolazioni, ci dicono, arriva una qualche novità che anche qui che sonderete perché avete paura di restare fregati, ma qui fatelo comunque sempre, date retta a me. Qui si sblocca una situazione per cui potrebbe arrivare proprio un'offerta per la casa. Magari è da qualcuno che cerca di chiudere un po' in fretta, un po' troppo, secondo voi, un po' troppo. E quindi sonderete anche questo, però guardate che qui c'è in serbo proprio un'offerta, un qualche cosa di concreto, sia che vendiate, sia che invece state cercando di comprare, può essere qualcuno che accetta, però a quel punto sondate proprio bene, nel senso le condizioni, lo so che non c'è bisogno che ve lo dica io, che non è che voi senza il gran tableau comprate casa con i soldi del Monopoli, non è questo che voglio dire, però a volte la soddisfazione di finalmente concludere un qualche cosa per cui si è atteso tantissimo, può
potrebbe far vedere o valutare chi abbiamo di fronte in un modo un po' ottimista. Poi certo che queste cose poi si fanno con notai, professionisti, quindi per carità, no? Però prima della stretta di mano diamo un'occhiatina bene bene a questa persona. Però sta di fatto che poi arriva una soddisfazione, è come se venisse anche a risolversi l'indecisione o l'incertezza sul discorso casa, quindi anche in questo caso sono molto molto contenta. Guardate la meraviglia del collegamento diretto anche per gli studi, qui anche chi ha avuto qualche magari qualche difficoltà a portarsi a casa un risultato, è come se fosse rinata nuova vita. Qui allora innanzitutto vengono pubblicati finalmente gli esiti. Io di solito penso ai concorsi perché sono gli argomenti più lumache di tutti, no? Fai un concorso nel 2023 e gli esiti nel 2028 dicono li stiamo pubblicando. Le graduatorie, beh, le graduatorie un attimo. Ecco, qui finalmente c'è proprio i saggi che si pronunciano, no? Quindi stanno arrivando i risultati ed è qualcosa che vi gratifica e vi dà stabilità. Qui sì che vi state arrovellando in una maniera pazzesca, però sappiate che anche senza andare così lontano, che può essere anche il risultato di un esame orale o di una verifica, perché esistono, ogni cosa è pesante se rapportata al proprio periodo nella vita, no? Quindi non è che un esame di abilitazione è più pesante di una verifica di matematica. Certo, nel corpus sì, ma magari per un ragazzino che attende lo stress, diciamo se lo misuriamo in stress, può essere lo stesso, no? Quindi qua c'è proprio qualcosa che è stato finalmente deciso, che viene comunicato e che dà stabilità. Ovvio, novembre non c'è la verifica sola, raga, non ve lo posso dire, però diciamo che qui andiamo verso una buona stabilità, quindi sarà più di una. Sarà, saprete già, ve le avranno anche già fissate, però più di una qui arriva proprio, vedete, la compensazione, arrivate alla fine che siete stanchi morti, questo vale per tutti, però tutto sommato è un mese molto positivo anche per lo studio. Restiamo un po' a bocca asciutta per quanto riguarda invece eventuali sviluppi sui quali anche qui vi state arrovellando a non finire, a non finire. Per il chiarimento di qualcosa che è andato per vie legali, qui si è ripreso a parlare, qua ci dice come se si stesse un po' macinando qualche decisione, si stesse riflettendo su qualche proposta, però non sappiamo, cioè diciamo che non è il mese superstar per quanto riguarda grandi cambiamenti in questo campo. Per cui vi sta dicendo solo se avete ripreso una trattativa, sappiate che c'è una buona energia, se ne sta parlando, si sta pensando, si sta considerando. Non vedo delle grosse così, novità, però questo nello specifico, ricordatevi che per quanto possiate avere timori, siamo andati comunque a ricadere con la nostra casella proprio. Con il quadrifoglio, quindi comunque le cose vanno. Era un po' quel discorso che abbiamo visto in apertura, anche se non vedete, le cose stanno macinando. Un campo un pochino più debole dell'altro c'è sempre, questa volta è questo qui. Allora, io direi che possiamo andare a guardare innanzitutto quale carta caratterizza la nostra carta 29, che lo ricordo è in casa della luna, quindi forza, abbiamo energia da vendere, apriamoci che le cose stanno per verificarsi. Allora, che abbiamo qua? Infatti qui abbiamo questa speranza precaria perché le cose non sembrano andare. Abbiamo paura che le promesse non vengano mantenute, abbiamo paura che quello che stiamo aspettando ormai non arrivi più, abbiamo paura che magari ci siamo lasciati illudere, insomma sono tante cose che possono andare a rovinarci un po' l'umore, siamo
temiamo di fatti che arrivino delle brutte notizie, anche se guardate che noi stiamo aspettando delle notizie belle, quindi questi timori è normale che ci siano, sono dovuti proprio al ritardo, ma io direi che possiamo stare tranquilli, qui finalmente arrivano le tanto aspettate, attese buone notizie. Io ve l'ho detto, da questo figuro arriva anche una proposta di stabilità. Siete voi che, insomma, deve essere proprio molto convincente, oppure dovete essere disposti a lottare ancora un po', perché altrimenti qui venite prima voi. Qua siete proprio stanchi di stare ad attendere, come questo alchimista qui che guarda e dice: beh, allora, vediamo. Innanzitutto di mettere le dritte, questa è la mia specialità, vi faccio vedere. Mazzo così, la metto così e poi inizio a mischiare. Ecco, cose da non fare, ce ne sarebbero. Allora, vorrei vedere naturalmente, adesso guardiamo l'amore perché so che vi interessa, se c'è qualcosa in più che possiamo notare. Allora, vedete che qui innanzitutto abbiamo l'appuntamento, quindi come vi dicevo questo è un mese in cui le nuove conoscenze, le nuove frequentazioni vanno a mille, però può essere anche, direte come si fa a scegliere, per quello ci sarà il corso, condotta equivoca. Cosa vuol dire? Queste sono carte antiche, quindi condotta equivoca, vi immaginate, no? Una persona dietro l'angolo col mantello che gli copre il viso. No, qui è proprio quello su cui voi state rimuginando, qui c'è qualcosa che non vi convince, quindi vi dà le due possibilità, volete conoscere qualcuno di nuovo perché questa persona non vi convince, insomma, diciamo un po', e difatti qui abbiamo proprio inconsistenza. Abbiamo l'inganno, la tromperie proprio, e degli avvenimenti, adesso qua dicono disastrosi, non esageriamo, qui abbiamo proprio la discordia sulla base della diffidenza, ok? Ricordatevi che comunque qui abbiamo anche tante frequenze, non è la consolazione, però abbiamo anche qualcosa di bello, abbiamo anche la possibilità di rimediare, non è che per forza, infatti guardate qui, riuscita, prosperità, alla fine, come per dire, se volete ce la potete fare, qua bisogna rimettersi in gioco, dicono, se volete la persona che ci sta dando problemi, altrimenti largo alle danze, non è poi così male come prospetto, cioè sta a voi la scelta, ecco qui, non è l'altro che decide, ricordatevelo. E vorrei vedere qualcosa in più, poi la chiudiamo qui perché sennò faccio dei video di 8 ore. Vorrei andare a vedere meglio questo discorso di questo collegamento lavoro, soldi, finanze, questo equilibrio che arriva alla fine del mese. Allora, qui siete proprio avete a che fare con qualcuno che vi sta, in modo qua dice addirittura scandalo pubblico, no? Sarebbe proprio da chiamare in un altro modo. Qua è crudeltà addirittura, è un po' come interpretarlo questo fante di picche. In questo caso è qualcuno che vi sta tenendo sulla corda, qualcuno che si fa i fatti propri, che non vi dà risposte o che le centellina sapendo che in questo modo di avere maggiormente la vostra attenzione. Quindi qui abbiamo aggiunto un personaggio, qua vedevamo che voi eravate comunque stanchi di questi alti e bassi, evidentemente c'è in ballo qualcuno. E infatti queste sono grandi opportunità che questa persona vi ha promesso, ma che in questo momento, potrebbe, non dico aver rimpianto, sta ragionando. La persona, l'ente, insomma, chi vi deve dare questo miglioramento, sta ragionando perché l'ha sparata un po' grossa, e quindi sta cercando di vedere come accontentarvi o come porvi l'offerta. Sentite, ve la metta come vuole, qua alla fine c'è riuscita e totale. Questa è il 6 di cuori proprio, guardate, c'è anche employé levé.
quindi c'è la promozione, gli onori e anche proposte che riguardano il futuro. Qui, vedete, questa era troppo importante come zona, per quello sono partita da lì. Chi si è fatto un pisolino, mi spiace, però nella prima parte, però era importante. Qui ci sono tanti fattori, non stiamoci a preoccupare, per cui questa cosa o queste cose, queste proposte tardano ad arrivare, non fa niente, arrivano così. Quindi qui c'è proprio una carta. Vi ricordate l'alchimista di prima che stava lì a aspettare, non capiva niente? Ecco, qui sta veramente contemplando la riuscita. Quindi vi dico che questa è proprio una, come se fosse una reazione a catena, lavoro, soldi, finanze, promessa, attesa, riuscita. È su questo campo che c'è il massimo proprio dell'interazione tra i vari settori. Bene, allora io direi che abbiamo visto un po' tutto. Mi sembra che come mese di novembre è soddisfacente. C'è quella zona un po' così, ma neanche critica, che richiede attenzione per determinate situazioni nelle relazioni, che comunque ha una ottima possibilità di superamento. Per tutto il resto direi che non c'era molto da chiarire, quindi io con questo mi fermo, vi invito a mettere like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale, a seguirmi sui social naturalmente. Come sempre vi faccio i miei migliori in bocca al lupo per il mese di novembre. Vi ringrazio, vi do appuntamento presto, no, dicembre, presto, qui con me su Cartone Antiche. Ciao.